società ospite di questa puntata, che direi saluto subito perché ritrovo anche delle amiche e degli amici. La 5 pari di Torino Basket, i grandi successi. Anzi, ci racconteranno qual è il segreto del loro successo, visto che sono in testa alla Serie C, quindi complimenti, complimenti, ed è un piacere ritrovare Fabrizio Regruto e Annalisa Pesando. Ci vediamo dopo, ragazzi, complimenti. Ma non solo successi con la prima squadra, ma anche con i giovani. Ma ne parleremo nel corso della puntata. Stasera, basket, certo, e calcio 5, i miei sport, quindi Annalisa, Fabrizio, 5 pari, una società fantastica che è, oltre a essere prima in Serie C, è anche prima nel settore giovanile. Questa sera abbiamo tantissimi ragazzi, lavorano anche 5 pari. 5 pari, poi ce lo spiegheranno loro, poi ve lo farò spiegare da loro durante l'intervista. È molto simpatico il nome che è stato dato. Lavorano con l'Alfieri nel settore del mini basket, quindi per dare garanzia di continuità di futuro a questo sport, quindi avremo modo di spaziare a 360 gradi. Se nel calcio gradi ci sono gli ignoranti, nel basket per esempio non ci sono. Noi in campo abbiamo giocatori, e io sono un appassionato di basket, da noi non sentirete mai con 5.000, 10.000 tifosi insultare qualcuno. Mentre comunque nel sei anche basket qui che parli di calcio, quindi ma non sì, dire da noi, da perché voi. Comunque prego, la mia stazione altrimenti è basket, scusatemi. Allora, sono offeso di sentire a volte questa cosa. Vai a sederti da quella parte e no, così perdonatemi, andiamo avanti. Perdonatemi, ma è questo. Il basket è questo. Allora, è educazione. Nel calcio non c'è. Allora. Nel calcio per i ragazzini lì non verranno mai insultati. Se andate a vedere una partita di Pulcini, di calcio, si prendono degli insulti incredibili. Loro e gli allenatori. Questo è il calcio. Che piaccia o non piaccia. È quello degli insulti e dei bu. Nella pallacanestro e in altri sport non esistono queste cose. Scusate, questo è il mio pensiero. Si chiama Christian, gioca nella 5 pari, ma è un tifoso del Toro, quindi merita un applauso. Casualmente. Mi dai una mano fino alla fine di questa puntata, ti va? Così mi aiuti anche a farli star buoni. Allora, ok, molto Filippo. Bene. Sei pronto, ti vedo vicino a Annalisa Pesando e Fabrizio Regruto. C'è qualcuno in mezzo tra te e Fabrizio? No, non riesco a... A te, per farci conoscere il segreto del successo della 5 pari, che dall'inizio del campionato è sempre in testa alla classifica di Serie C. Eccoci qua. Allora, innanzitutto rispondiamo a quello che ha chiesto prima Beppe. Come mai 5 pari? 5 pari facilissimo, cioè 5 soci pari diritti, mi sembra, viene da sé. Dico. Quando siamo nati un po' di anni fa, non troppi, però diciamo 7, 8, quasi 10 ormai, sì. E non pensavamo di arrivare a questi risultati, siamo contenti, magari se l'avessimo saputo prima, magari ci chiamavamo, non so, aquile graffianti, invece siamo nati così e ci così restiamo. Ecco, chi ha parlato è Fabrizio Regruto, che è il direttore sportivo, l'anima di questa 5 pari. Alla mia sinistra invece Annalisa Pesando, una delle dirigenti, poi ricordiamo che però il presidente della polisportiva 5 pari è Fabrizio Rigoletto, che non è con noi questa sera, ma è comunque un po', lasciatemi dire, il supervisore di questo gruppo. Come diceva prima Annalisa, 10 anni che siete nel basket piemontese, e quest'anno potete vantare un under 13, un under 15, un under 18, un under 20 e una squadra in Serie C, campionato silver. Ricordiamo che l'under 13, l'under 18 e la squadra di Serie C sono prime in classifica. Fabrizio, un risultato insperato inizio stagione. Sì, direi un risultato gratificante, siamo molto contenti grazie al lavoro di tutti e soprattutto degli allenatori, che è una voce che noi
ci teniamo molto ad avere questo staff di primo livello, a partire da Vittorio Boffitto, che è responsabile del settore giovanile, che è qua dietro di noi, e comunque tutti gli allenatori dello staff sono importanti, a Giovanni Chiabotto, che è qui con noi, che è allenatore della Serie C, ed è, credo che abbia un record quasi, perché praticamente era allenatore da sempre con noi, quindi dal primo anno, quando abbiamo iniziato, diciamo, a fare i campionati di federazione. Quindi credo che Anaso sia uno degli allenatori più vincenti in assoluto, se prendiamo gli sport in macro, senza andare nel dettaglio della categoria, perché comunque abbiamo vinto 4 campionati con lui. E adesso per ora siamo lì. Poi nello sport non è sempre utile, no, vantarsi prima di, quindi facciamo un commento su dove siamo ora, dove siamo domani, e ce lo dobbiamo conquistare. Allora, invece, passa il microfono alla tua destra, andiamo a parlare con Davide Giraudo, perché tra le iniziative della Cinque Pari, quella di portare il più possibile i ragazzi ad avvicinarsi al basket, ed ecco che nasce così questa unione di intenti con l'Alfieri, e nasce tutto il gruppo del mini basket. Certo, praticamente quest'anno abbiamo fatto questa unione, questa collaborazione tra due società amiche da sempre. Quindi, diciamo, noi avevamo più una vocazione per il settore giovanile, e quindi avevamo già cominciato con delle esperienze negli anni passati, e quest'anno abbiamo rafforzato quella che era già la nostra, diciamo, ispirazione di base, quello appunto dei centri mini basket. Quest'anno ne abbiamo aperti due, uno era già di nostra pertinenza, siamo praticamente in quasi tutta la città di Torino, attraverso la seconda, la terza, la quarta e la settima circoscrizione, ed inoltre, diciamo, ci fregiamo anche di avere un centro micro basket, quindi noi iniziamo addirittura già con i bambini quest'anno del 2010-2011, con i bambini che fanno addirittura l'asilo, quindi lo sport per noi è proprio la vocazione più importante. Permettimi un piccolo spot: sabato 13 febbraio in via Fossanotto alla Cartiera cominciamo il secondo ciclo con i bambini proprio del microbasket, bambini che poi speriamo vadano al mini basket e poi possano uscire e giocare nel 5 pari piuttosto che nell'Alfieri, e quindi percorrere tutto quello che è il percorso, diciamo, di crescita e di vero sport, come quello che noi vogliamo veramente fare. Allora, se mi passi il microfono. Prego. Invece la domanda è per Annalisa Pesando. Allora, questo è il presente, il futuro prevede anche una squadra femminile, quale altre sorprese può portare il 5 pari nel basket piemontese? Guarda, allora, noi come 5 pari Torino nasciamo con il settore giovanile, questo è il secondo anno, e vantiamo già un under 13 prima in categoria alla fine del girone di andata, un under 15 che sta giocando per la fase top, quindi la fase più alta, un under 18 elite che si è già guadagnata l'accesso alla seconda fase con 2 giornate di anticipo come prima, e l'under 20 elite che è seconda ed è tra le migliori 10 squadre del Piemonte a livello di under 20 e DNG. La Serie C Silver, che ci siamo guadagnati l'anno scorso con il campionato di Serie D, è prima dalla prima giornata con 4 punti sulla seconda, quindi direi va benissimo. Il settore, il femminile, lo stiamo studiando, perché proprio con questa collaborazione sul mini basket l'intenzione è quella di incominciare anche a costruire delle squadre di giovanissime, perché anche le ragazze hanno da dire, e da dire molto, avendo una squadra di Serie A sia a livello maschile che femminile a Torino, e che quindi possono portare anche pubblicità e attenzione. Senti, su questo Annalisa, sport. Annalisa, e poi appunto il tocco femminile quest'anno è stato proprio quello di studiare un'immagine coordinata, un'immagine unica di questa 5 pari Torino, che sta incominciando a essere un nome che gira non solo a livello cittadino ma piemontese, e lo studio della divisa della prima squadra dei nostri giovanissimi è stata quella di studiarla insieme a un designer italiano che però lavora da 20 anni a New York, che è Luigi Riccardi, che studia e lavora facendo dei partner, delle texture di stoffe per le altissime case di moda, che ci ha studiato questa divisa con il logo della 5 pari, che è un drago con la palla all'interno, e una texture geometrica fatta appositamente per noi laterale, e quindi siamo anche molto glamour nel campo dello sport sportivo. Vero?
E questa è la divisa che indossa la nostra prima squadra, che milita appunto. È bella anche della... È molto bella, oltretutto è prodotta da Basket Mania, che è un nostro sponsor come manager, come Azimut e come SAT Assicurazioni, che sono i nostri principali sponsor con i quali, devo dire, stiamo incominciando a lavorare molto bene. La posso indossare? Certo che la puoi indossare, bellissima. Allora, facciamo l'ultima domanda al giocatore della prima squadra, Lorenzo Berta. Questa squadra dove può arrivare? Dove può arrivare? Questa qua è una domanda difficilissima a cui rispondere. Dipenderà soltanto da noi, da come approcceremo alle prossime gare, perché comunque, per quanto comunque il livello di talento sia abbastanza alto nella nostra squadra, vincere un campionato non è mai facile a qualsiasi livello in qualsiasi sport. Per cui dipenderà da noi, ecco. Allora, noi ringraziamo gli amici. Lorenzo Berta, tra l'altro, gli manca solo la C-Silver da vincere, perché ha vinto dalla prima divisione fino alla Serie B. Alla 2. Alla 2, pardon, gli ho tolto una serie. Quindi... Lorenzo, anche tu sei un tifoso Granata? Tifosissimo Granata. Perché... Abbiamo avuto il piacere di avere... Porto allo stadio i miei bambini già da 2 anni, bambini molto, piccoli. Molto bene, quindi. Molto bene. Allora, complimenti ragazzi. Ragazzi, noi vi facciamo i migliori auguri, in bocca al lupo per tutta la stagione, per tutte le formazioni. Un omaggio del nostro sponsor Pan Monviso, e vi aspettiamo magari per festeggiare la promozione. Siciliano andrebbe giusto bene a quest'ora. Hai cenato? Sì, abbiamo mangiato la pizza che ci ha portato il coach Boffitto dalla pizzeria Mitico. Anche! Hai però! Com'è il coach? La prossima volta pensi anche a noi. Va bene. Allora ragazzi... abbiamo ancora una decina di minuti, rimani pure qua, perché tu sei un peperino lì in mezzo, ma stai bene qua, no? Destabilizzante. Potremmo chiamarlo sì, un po' nervoso. Sì, è un po' Gli stanno venendo i muscoli alle gambe a furia di fare... Ti porta le partite? Sì, di tanto in tanto mi porta mio padre. Di tanto in tanto ti porta. E questo Toro, dopo il pareggio con la Samp... Ma secondo me, vedi... almeno riferisco quello che si dice quello in che casa. Cioè, credo che... cioè, almeno io e mio padre abbiamo concordato dopo lunghe ricerche sul giusto modulo del Toro che un 3-4-3 sarebbe perfetto. Perché abbiamo visto che comunque con il tridente... abbiamo Maxi Lopez al centro, Belotti e Immobile, che insieme sono un bel trio. Poi a centrocampo per me Baselli o Vives o Benassi. E poi vabbè, la difesa sempre quella, Maximovic, Moretti, Glick, Bruno Peres e Molinario o Zappacosta. Ha fatto il punto sul... La formazione ha fatto simile. Il punto sugli amici della 5 pari, grazie ad Annalisa Pesando, Fabrizio Regruto, Giraudi, l'avvocato Giraudi, vero? Giraudo! Grazie a Carlo Bonerba e a Filippo De Lucia. Grazie a tutti, buonanotte anche da Clara Vercelli. Ci vediamo alla prossima settimana.